Ehi là, ciurma! Io sono Mazze Test e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mind Test Ita. Allora, è notte, quindi io direi che ci conviene andare a pisolare un pochettino. Tra l'altro, non mi stuferò mai di guardare quanto è brutto quando dorme. Cioè, sono tipo con la testa. Vabbè. No, esci. Ok. Sembrava impossibile, eppure ce l'avevamo fatta. Non mi ricordo se vi ho già detto che ho trovato il mitril giù sotto. Forse sì, lo scorso episodio. Perdonatemi, ragazzi, io perdo la memoria. Ho raccolto un po' di cotone qua e ho fatto un po' di lana. Ho fatto un poco meno di uno stack di lana che ho messo là perché ci servirà per fare la barca. La barca dei pirati, cioè la barca dei pirati che saranno due, no? La barca della ciurma, la nostra bella barchetta. Saranno due le barche. Una più piccola e una più grande. La più piccola la metteremo nella prima zona, no, di mare. E la seconda la metteremo nel mare vero e proprio, no? Quello che non è il laghetto. Però ho ancora un attimo da documentarmi, avremo bisogno di un sacco di risorse e ci sarà da lavorarci un po'. Oggi assolutamente non ho tempo per iniziare quello, quindi io direi che continuiamo i lavori e facciamo un po' di barche, direi, no? Delle barche per quella zona là, insomma, delle barchette, ma di quelle utilizzabili, no? Non di quelle da scena. Tipo, no, secondo me così ne facciamo già un fracco. Poi tanto non è che abbiamo bisogno di tante di quelle barche. Oh, ragazzi, mi prude la barba in un modo incredibile. Che cosa c'è? Starò morendo, ragazzi. 10 barche, mannaggia, sì, 10 barche. E ci avanza ancora un fracco di legno. Vabbè. Ti apri forza. Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie. Allora noi andiamo in là a fare un pochettino di lavori. Buondì, signor Hater. Come la va? Come la va? Tutto bene? O come direbbe qualche nostro iscritto. No, non è un iscritto. Come direbbe il vecchio Marcus Cron, tutto a porno? Tutto a porno. Detto questo, lasciamo ciancio alle bande e buttiamoci in acqua. Vabbè. Allora, qua c'è una barchetta, ne mettiamo un'altra. Una. Ne mettiamo un'altra tipo. Boh. Tipo qua. Ne mettiamo un'altra tipo qua giù in fondo. Ma sì, dai, giusto per fare un po' di scena, no? Una qua. No, là no, perché sennò poi si incasina il tutto. Quante me ne rimangono? 4. Queste 4 le metterò di là. Ah, qua cammino, non nuoto neanche, sentite, fa clock clock. Ecco, posso mettere tipo una barca qua. Queste ninfe fanno paura. Ma bellissima sta grotta qua. LOL, potremmo fare tipo una stanza del tesoro là dentro. Ricordatemelo, potrebbe essere una cosa interessante in effetti. No, però qua non. Vorrei fare tipo qua la barca. Che ne dite? Vi piace come posto? E là sotto cosa c'è? Ah, una finta. No, non volevo mettere due. Scusate, allora mettiamo un attimo con R, pipipipipi. Mettiamo tipo uno da questo lato. Ma sì, dai. Spare no expenses. Come direbbe Europa Universalis 4.
gioco che tra l'altro a me piace un fracco proprio un fottio, ma che una serie su quello sarebbe davvero troppo tosta, troppo pesante probabilmente. Non so se qualcuno di voi lo conosce come gioco, ci gioca, se gli piace, però secondo me è proprio poco adatto per un gameplay, perché è molto lento come gioco. È molto lento, bisogna di un sacco di tempo, bisogna di un sacco di spiegazioni tecniche e boh, è un po' un casino, diciamo. Sto facendo una bellissima partita, proprio di quelle che... Beh, infatti per quello non ho iniziato i lavori per la barca. Vabbè, dai, ragazzi, tanto adesso facciamo questo. Tra l'altro, però, ho studiato un po' la situazione. Io pensavo innanzitutto di iniziare con gli scavi da quel lato, per poi arrivare a questo lato. Cioè, nel senso, detto così non significa assolutamente niente. Però, non c'è niente da dire. La voglia di far festa è quella di fuggire, di andare via da cosa, da casa. Ok, qua. Allora, la mia idea era quella di far arrivare il tunnel, diciamo qua. Farlo partire qua dritto. Tipo così. No? E poi laggiù di stortarlo. Tra l'altro qua sarà anche un po' pericoloso perché secondo me cadrò tipo 1000 volte qua giù. Visto che non c'è. Beh, però un po' di terra posso metterla ancora, eh. Direi che un po' di terra per questa parte posso mettercela e la metterò. Perché tra l'altro verrà buissimo. Perché là c'era ancora la luce abbastanza prossima, diciamo, no? Ma qua è tutta un'altra storia. Facciamo una cosa tipo io volevo mettere tutto. Una cosa così, dai. Secondo me ci sta abbastanza così. Dai, proprio per... Dicevo che qua è tipo... sarà tipo buissimo. Tipo proprio... Se poi la dovrò togliere. Secondo me sarebbe interessante lasciare tutto buio. No, magari una torcia, ma una torcia ogni tot, sì, bello, così tutto un po' cupo. All'inizio pensavo di fare solo un canale, ma il fatto di fare questi passaggi sotterranei mi sta piacendo un sacco. Ma davvero tanto, credo che arriveremo storti. Ma davvero stortissimi, però non ho idea di dove... Qua c'era del copper. Ho messo una mod che mi toglie automaticamente gli unknown block, ma gli ho solo messo e impostato il copper per ora. Anche perché era quello che mi dava fastidio, che troveravamo un po' dappertutto. Allora, vediamo se siamo arrivati... Magari... Aspetta, sbucchiamo un attimo sopra, vediamo dove... Dove siamo finiti? Andiamo a dare un'occhiata, va che meglio. Siamo ancora a metà strada. Sì, ma solo una pala perché non la uso. Sì, ci saranno almeno ancora una trentina di blocchi, 20-30 blocchi di là. Perché sta laggando così? Che lag spike. Allora, mettiamo una torcia qua, così che non risulti troppo luminoso. E così è abbastanza cupo, che ne dite? Stupida torcia. Ti ribelli al mio volere, ma morirai presto, è giovane. Ecco, magari là non devo togliere quello, ma cos'è sto minerale? Vabbè.
Gigio, non si vede già più il Kaiser. Allora, io salirei su, però qua è tutta terra, secondo me ci siamo quasi. Voglio capire da dove dobbiamo iniziare a svoltare, più che altro. Ecco, sì, infatti, ci siamo quasi qua. Forse dovremmo iniziare a svoltare da qua. Per fare... Ma tanto adesso sbuca. Sì, adesso sbuca, metti tempo di arrivare qua e inizierà ad apparire la sabbia. E quindi sarà tutta un'altra cosa. Continuo ad avere una pala e un macchinario che me la ripara. Quindi perché devo fare così? Ecco, infatti. Ecco, posso iniziare a svoltare da qua. Però qua è più alto di uno, devo abbassarlo. Ma come sta già diventando notte? Cribbio, abbiamo appena iniziato a registrare. Dai, ma ce l'avete tutti con noi qua, eh? Allora, facciamo una roba abbastanza rapida e veloce, indolore. Mi sta laggando tutto tipo a bestia. Ma non c'è praticamente niente aperto, c'è solo tipo... niente. No, c'è aperto TeamSpeak con Marco 88, perché prima abbiamo registrato, ma... Sì, ma questo non è il laghetto vero. Dov'è il laghetto, il mio laghetto? È di qua. Però questo non mi dispiace di arrivare prima qua. Però questo dovrebbe andare via. È un po' stretto. Visto che là è tipo strettissimo dall'altra parte. Dovrò mettere un sacco di acqua tra l'altro, ma quello magari potrò anche, posso farlo anche off camera, là in fondo. Stiamo tipo strausurando la nostra pala, ma vabbè. Tanto ho il ripara tutto, là che va a pannelli solari, quindi è energia più alta. Eccoci qua, che stiamo arrivando verso la nostra spiaggetta. Dite, è buono? Ma sì, guarda. È un bel passaggio, qua è abbastanza... Mi piace. Vediamo qua sopra più che altro se riusciamo a chiudere un altro po' per farlo un pochettino più. Ma sì, così no, beh, facciamo ancora uno. Tipo ecco, così mi piace. Perfetto, dai, sì. Ci sta, adesso dobbiamo poi scavare là però. Esatto, qua in modo da avere l'acqua e tutto e boh. E c'è da portare l'acqua. C'è da portare l'acqua e... Tra l'altro voglio ringraziare tutti gli iscritti perché davvero stiamo continuando a salire e io sono davvero un fracco contento. Tra l'altro a breve forse dovrò fare un video di ringraziamento per questo, per... Ok, non sono 100, non sono 1000.000, ma io sono contento perché... Nel senso, è bello avere della gente che alla fine ti segue, ogni tanto scrive, commenta, fa sapere quello che pensa. Se vi piacciono i miei video sono contento e sembra che comunque abbastanza stiano piacendo perché comunque c'è della gente che è contenta di guardarli e che comunque mi segue da parecchio tempo. Tipo, penso a Alessandro, che lui mi segue da un sacchissimo di tempo. Sarà... Credo che tu sia iscritto da un anno, sai Alessandro? Mi diceva così prima YouTube. Tra l'altro è buio, perché sto qua se è buio? Perché non ho voglia di fare tutto il viaggio di nuovo. Però no, ragazzi, ci pensate, no, devo fare il viaggio assolutamente perché... C'è... Ah, l'altro là.
Cioè, possiamo farlo con la barca. Dai, arriviamo fino in là in barca. Spettacolo. No, no, esci, ecco. Andiamo in là in barca. Splendido, splendida idea. Andiamo a fare una bella gita in barca verso la nostra imbarcazione principale, che ancora non esiste, però abbiamo una casa sull'albero, ecco. Dovremmo fare anche una grotta. Perché vado in qua? Devo andare di qua. Hater, mi distrai. Pezzente. Poi vorrei fare anche, non lo so, un'abitazione un po' più carina. Cioè, è più carina la mia cucina, che tra l'altro è inutilizzata. Di casa mia, cioè un rettangolo così proprio. Allora, prendiamo una barca e andiamo. Ehi, no, 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 vai indietro e vai avanti. È decisamente più rapido che nuotare. Decisamente. Non incastrare. Ecco. Come non detto. Via! Verso l'infinito e. Poi ci fermiamo. Perché non è che voglio andare troppo oltre, sapete, il troppo stroppia. Ste ninfe buggate sono proprio. Boh. Proprio tipo troppo buggate. Oh, fermati, abbiamo bisogno di acqua. Acqua per i nostri canali. Tra l'altro, dovrebbe esserci una tannica tipo da 3 di acqua della Technic. Che dite? Controlliamo. Cosa dite? Voi dite, state dicendo di sì? Allora controlliamo. Technic. Questa è quella di lava can, ma non c'è il water can anche. Water can, questa qua, che cosa si fa? Con il rubber fiber, lo zinco, carbon steel e zinco. Ragazzi, questo magari lo finisco dopo, lo finiamo dopo. Adesso vediamo un attimo, voglio fare questo. Andiamo a casa? Forse non ci ha trasportato perché avevamo sulla barca. Infatti. Quella è gomma? Rubber fiber, dovrei avere. Sì, allora, un rubber fiber, 4 zinco e 4. 3 ferro. Allora, 3 ferro ce li ho. 1, 2, 3. E 4 zinco. Qual è lo zinco? Questo. 1, 2, 3, 4. Non abbiamo forse mai usato lo zinco. Per cosa avremmo potuto usarlo lo zinco? Boh. No, la sabbia va qua. C'ha l'autofill, l'autosort, no. Mettiamo l'autosort e va così. Risolviamo un po' di cose. Autosort. E no, solo quello, va. Abbiamo bisogno quindi di fare così. Copy to crafting grid 1. Ah no, aspetta, perché? Al carbon steel non è iron normale, devo metterci il carbone. Coal dust, per fortuna li abbiamo un po'. Non questo, ma nell'alloy furnace. Ciao hater. Ciao hater. Tra l'altro non ho più controllato se ha colpito nuovamente oppure non ha colpito. Allora, mettiamo il coal dust a posto, in modo che ci puliamo un po' l'inventario. Anche questa roba qua, scusa. No, quello lo devo grindarlo, lo grindiamo dopo. L'altro però posso metterlo a posto. Vero, bel bambino? Sì. Ma mi sembra più fucsia, era così fucsia un tempo. No, aspetta, ce l'ho sta roba, quindi copy 1 water can. Allora, adesso andiamo a vedere un attimo come funziona. In pratica questo dovrebbe mantenere dentro 3 secchielli di acqua.
e non uno solo. Dovrò farmi un'uscita un po' più rapida perché qua devo fare sempre il giro dell'oca. Tra l'altro non si può neanche correre su Mindtest e credo che saltare non velocizzi più di tanto. No, forse un po' sì, ma... Allora... Oddio, cosa ha fatto? Ha preso tre cosi? Tre. Sei pieno? 4. Ma sta continuando a prendere. Boh. Ah no, ne tiene un fracco, guardate. Questo può esserci molto utile. Adesso è pieno. Forse 10. Non è male. E poi li possiamo lasciare, insomma. E rilasciare. Allora andiamo là, ma mi fa venire il mal di mare però saltellare tutto qui. Allora controlliamo, tipo qua, no? 1, 2, 3. Sì, è tutta un'altra storia, ragazzi, con... Dai, però voglio salire sulla barca. Ok. Ma dove vai, barca? Di qua. Allora. 3. Splendido. Splendido, splendente. Non ti passa mai di niente. È un candore avvolgente. Caliente, suadente. Splendido, splendente. Parapapaparap. Non mi ricordo neanche più chi cantava questa canzone. Oh, Spettaculous. Oh, fermo, che qua c'è la corrente. Dove stai andando? Dove stai? Andiamo. No, è finito. 1, 2, 3, 4. Però no, tiene un sacco di acqua, è comodo sta fare. Così non devi più fare prendere un secchiello e fare mille lavori per fare una fonte infinita, fare mille giri più che altro. Così puoi portarti un po' di acqua dietro, ma un po' di acqua seria, diciamo. È in un solo oggetto, e poi c'è anche quello per la lava. Ok, siamo a posto, siamo a posto! E chi ci ferma più? Ce la si fa? Vai. Ai ai caramba. Ai ai caramba. Sì, effettivamente da maneggiare questa barca è un po' un casino, ma... Qua è già praticamente finito tutto. Poi vabbè, credo che il tunnellino finale si potrà fare in un altro momento, magari mentre adesso finisco di registrare. Abbiamo finito l'acqua, signore, ci serve dell'acqua. Miei prodi, prendete tutta l'acqua di cui avete bisogno. Io sarò sempre al vostro fianco per tutelarvi con la mia stessa vita. Ok, pieno. E io sto dicendo un sacco di cavolate mostruose. Cavolate mostruose. Di qua, di là, di su, di giù. Ok, su uno qua dovrebbe entrare, poi continuare in là, ma devo controllare prima da quanto sto registrando, perché se sto registrando da 24 minuti e 46, come effettivamente è successo, mi conviene fare un dietro front proprio, facciamo manovra,
Ok, andiamo di là alla velocità della luce. Voglio tornare in là con la barca, così da non perdere barche in giro. Sì, lo so, è vero che ho lasciato un sacco di barche in giro, però. Ma ste ninfee mi rallentano. Cos'è sta roba? Cos'è sto schifo? Sto schifo! Sto schifo! Ce la facciamo? Ok, dai. Dum de dum, dum de dum. Perché mi spara ste laggate così? Ma cosa sta succedendo? Sto andando troppo veloce? Sto andando troppo veloce? Dimmelo se sto andando troppo veloce per te, stupida barca! Se non altro, il momento degli iscritti ce l'abbiamo proprio qua al nostro fianco, quindi potremmo facilmente dire: avete vinto 100.000 euro! No, vabbè, allora, per la scorsa settimana il... Chi è stato il primo? Oddio! Oddio, chi è stato il primo? Aspettate che controllo subito rapidamente. Ce la facciamo a controllare tipo in... in tempo reale? Chi è stato il primo a scrivere nella scorsa settimana? Hanno risposto Alessandro e Sam. Alessandro, ti chiamo Alessandro perché... Sì. Perché... Se no, se vuoi ti chiamo Xander 9000 Able, ma... Boh. Come preferisci. Il mio canale gestisci i tuoi video. Allora, noi guardiamo community, stiamo parlando, no? Si tratta della community, in effetti, e vogliamo vedere i commenti. Allora, questa è la situazione più tragica che poteva capitare. Perché? Perché Sam ha risposto secondo, Alessandro ha risposto per primo, quindi sono di nuovo insieme. Oddio! Ragazzi, ricordate... No, vabbè, quello so che sono appaiati, sono insieme, perché... E Amedeo... No, Amedeo. Ferdinando. Ferdinapoli, credo sia Ferdinando. Amedeo è sparito. Cioè, per sempre, credo. Non lo vedremo mai più. Addio, Amedeo. È stato bello conoscerlo. E... Quindi questa è la situazione della scorsa settimana. Per questa settimana invece, per il grande giocone, a cui ricordo, se per caso non lo sapeste, basta dire l'oggetto con cui volete essere rappresentati e rispondere alla domanda nel commento qua sotto. È come un gioco di Locca: chi risponde bene va avanti di una casella, il primo va avanti di due caselle. E la domanda di oggi è una domanda un pochettino specifica, quindi ci sono due domande possibili. La prima è... Qual è il nickname del creatore di Mindtest? Il nickname, quindi non il nome vero, perché il nome vero è Pertuahola. Il nickname invece è... Boh. E invece, se per caso uno non sapesse il nickname di Pertuahola, il nick del creatore della mod Technic. L'ho già detto varie volte nei video, quindi voi dovreste... saperlo ormai se seguite un po' la serie. Detto questo, io vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento, iscrivervi. Se per caso vi è piaciuto il video, perché a me piacciono gli iscritti e anche a voi piacciono gli iscritti, potete trovarmi su Facebook se per caso voleste, perché il link è sempre in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video. Lunedì con Child of Light o sabato prossimo se volete seguire solo Mindtest. Ciao a tutti. Ciao!